Buongiorno da Obiettivo News. Oggi, 11 gennaio, è il Santo Bambino di Praga. Oggi si celebra la Giornata Mondiale del Grazie. Questa giornata serve proprio a ricordarci di dire la parola più semplice e più bella del mondo, grazie, e di essere grati per qualcosa che abbiamo, che ci viene donato o che la vita ci ha riservato. La magica parola grazie, che ha origini antichissime, infatti è nata intorno al XVI secolo dalla frase Dio salvi, ed è un'esclamazione che implica positività e gentilezza. Oggi è anche la giornata nazionale del gâteau di patate e la giornata mondiale dell'hot toddy, una sorta di vin brûlé preparato con whisky, acqua calda, zucchero, chiodi di garofano e scorza di limone. L'11 gennaio 1922 inoltre venne effettuato il primo test dell'insulina. Tra i nati ricordiamo Mary J. Blige, 1971, regina del sole e dell'R&B. Tra gli scomparsi, Fabrizio De André nel 1999 e Mariangela Melato nel 2013.